Polifemo Eventi e a Maruggio, una serata davvero fredda, ma un clima natalizio davvero piacevole. Il Natale di casa nostra, una iniziativa organizzata dalla Proloco, dal gruppo Folk, con il contributo prezioso dell'Istituto Alberghiero e con il patrocinio ovviamente dell'amministrazione comunale, uno degli eventi rientranti appunto nel cartellone natalizio. Ho al mio fianco l'assessore Anna Maria Gioia, che è assessore appunto alla c'è una delega valoriale particolare alla crescita e alla parsimonia, ma poi ovviamente si occupa di turismo, di marketing, però la delega ufficiale è questa. Una bella manifestazione, semplice, ma che davvero rappresenta, incarna il clima natalizio attraverso musiche natalizie, attraverso artisti di strada, attraverso mercatini. Il Natale è qui a Maruggio, il Natale di casa nostra. Grazie e buonasera a tutti, a tutti coloro che seguono Polifemo. Qui a Maruggio effettivamente la prima cosa, di solito i ringraziamenti si lasciano alla fine, no? Qui siamo liberi. Con i ringraziamenti. Infatti ringrazio l'associazione Proloco, ringrazio l'associazione Gruppo Folk Aria di casa nostra, perché nonostante purtroppo l'evento previsto per il 21 e causa maltempo è stato rinviato, loro con la loro determinazione e caparbietà sono riusciti... Una terribile pioggia il 21. Bruttissima, veramente, è stata veramente una bruttissima giornata, che comunque loro hanno cercato di mandare avanti la manifestazione. Purtroppo quando sono arrivati gli artisti di strada era veramente impossibile la realizzazione dell'evento, e quindi loro hanno deciso di rinviarlo, rinunciando anche a una parte del lavoro fatto, ma comunque di realizzare l'evento. Infatti i ringraziamenti vanno prettamente alle due associazioni che si sono veramente impegnate per creare sia questo clima natalizio, e che poi hanno presentato questo progetto che io e il sindaco Alfredo Longo abbiamo sposato immediatamente, perché era anche nostra intenzione realizzare un evento all'interno della nostra comunità che potesse appunto rappresentare, creare atmosfera natalizia. Appunto abbiamo gli artisti di strada che possono dare un tocco di magia, abbiamo i mercatini di natalizi che rappresentano con l'intenzione, diciamo, di valorizzare l'artigianato, di valorizzare i nostri prodotti, i locali da appunto persone del luogo. Qui abbiamo appunto... appena assistito alla performance del gruppo Folk con le musiche ovviamente natalizie. Tra un po' inizierà il via vai degli artisti di strada, i mercatini, diciamo l'animazione con la serata entrerà nel vivo. Ecco, io ho notato una comunità unita, molto bello questo fatto, perché... sto vedendo persone di tutte le età, nonostante il freddo, persone anziane ma anche bambini imbacuccati, sono anch'io, è il caso di dire, però per ovviamente respirare ancora la magia del Natale. D'altronde questo è il Natale, è ovvio. Sì, e questa era l'intenzione dell'amministrazione in realtà, cioè quella di creare degli eventi che potessero permettere alla comunità di uscire da casa e di non spostarsi necessariamente, ma viverlo anche qui nel mondo, proprio il titolo paese. Natale di casa nostra. Appunto, esatto, si sposa benissimo con quella che era l'intenzione della manifestazione stessa. Beh, stiamo conoscendo un po' tutti i soggetti organizzatori, le anime, diciamo, coloro i quali hanno ideato, realizzato, costruito questa magnifica serata. Abbiamo menzionato la Proloco, eccoci con il suo presidente Massimo 40, una grande partecipazione popolare, una sinergia molto bella tra il mondo appunto della partecipazione, dell'associazionismo e l'istituzione, l'ente comune. Sì, su questo non ci sono dubbi. Il nostro intento è quello di promuovere il nostro centro storico, di dar lustro a quello che è la nostra storia, quindi le nostre tradizioni, le nostre radici. Poi è chiaro che quando abbiamo la fortuna, come noi, di trovare un'amministrazione che ci aiuta, tanto meglio. Anche se gran lavoro dell'assessore Gioia.
Sì, un po' di tutto lo staff, del sindaco e quant'altro. Gioia, diciamo, ha raccolto quello che hanno fatto gli altri, però anche il sindaco c'è sempre vicino. Partito ovviamente dal primo cittadino. Sì, senz'altro, ci sono vicini e quindi noi non facciamo altro che mettere a disposizione le nostre intelligenze, il nostro lavoro, la parte anche fisica, no, del lavoro. E siamo qui pronti anche a lavorare insieme ad altre associazioni, perché anche lo scopo è anche quello. Cioè, riunire le forze. Esatto, riunire e cercare di lavorare insieme, anche perché il Natale è anche quello, no? Lavorare insieme, stare bene e uscire e vedere un po' quello che siamo capaci, insomma. Ecco, è molto importante anche vedere questi ragazzi, questi studenti dell'istituto alberghiero che appunto con i loro dolciumi, i loro prodotti, non solo dimostrano la propria capacità e quindi si affacciano, terminati gli studi, al mondo del lavoro, ma è bello vederli integrati appunto nel tessuto di Maruggio. Devo dire che come scuola l'alberghiero è cresciuta molto e i docenti ci sono molto vicini, insomma. Non c'è una manifestazione in cui loro non danno il loro contributo, anche culturale. Quindi benvenga la loro partecipazione, noi non possiamo fare altro che accoglierli, ecco, insomma. Bene, abbiamo menzionato gli studenti dell'istituto appunto alberghiero, queste prelibatezze che ho personalmente assaggiato e devo dire che prima o poi le consumerò tutte. Dicevo, vogliamo proprio scambiare due parole con i ragazzi. C'è un po' di timidezza, comprensibile, però rompiamo il ghiaccio. Allora, come ti chiami e quanti anni hai? Mirko, 16. Come mai questa passione per l'alberghiero e quindi per la cucina e quant'altro? È una scuola che, diciamo, cioè, dà più sbocchi lavorativi. Diciamo da un mestiere finito, ecco. Sì, quello, esatto, è proprio così. Tu ti sei messo ai fornelli, impasti? No, io ho scelto sala, non li ho fatti io, però. Chi li ha fatti? Lui. Ah, davvero bravo. Non li ho fatti io. Qualcuno li ha fatti. Io faccio sala, quindi non. Vabbè, comunque chiunque li ha fatti, devo dire, aiuterà certamente la mamma a casa nella preparazione delle prelibatezze natalizie. C'è anche una ragazza, come ti chiami? Noemi. Tu non li hai fatti? Sì, in cucina. Ah, ecco. Vedete, una complimenti perché sono davvero fantastici. Pollice all'insù, seguite me, eh? Pollice all'insù, incrociamo le braccia, incrociamo le dita, puntiamo i pollici giù, perfetto. Non fate come Antonio, altrimenti non ne venite più fuori. Ora, al mio tre, fate esattamente quello che faccio io. Uno, due, tre. Signora, si liberi, non sono giù Cascasella, stia tranquilla. Liberatevi, se no poi entrate in fissa. Signori, con questo numero chiudo il mio spettacolo. Io vi ringrazio per l'attenzione che avete avuto, per la pazienza che avete avuto. Bravo. Auguro a voi buona vita, buon anno. State vedendo una manifestazione organizzata nei minimi particolari, un sistema che sembra quasi un orologio svizzero per come è congegnato nella sua sequenza di avvenimenti, di eventi, e però tutto questo non accade per caso, se non ci fosse un'organizzazione alle spalle e se non ci fosse una organizzatrice di primo livello. Ecco, ho al mio fianco appunto Livia Marsella, che ha coordinato appunto tutta l'organizzazione. Un impegno certamente pesante, anche perché poi il tempaccio, la pioggia si è divertita e quindi quelli che erano gli sforzi per organizzare il 21 si sono ripresentati per oggi.
Sì, abbiamo lavorato anche il giorno di Natale, anche il giorno di Santo Stefano, perché credevamo fino in fondo in questa manifestazione. L'abbiamo sentita nostra sin dal primissimo momento. Vivere la magia del Natale non capita sempre, capita una volta all'anno. In casa nostra. In casa nostra, in casa nostra. E viverlo anche per noi adulti significa ritornare un po' bambini. E lo spirito del bambino ci deve essere sempre per noi. La poetica del fanciullino, diceva Pascoli. Sempre. Sognare. Sognare è la cosa più bella. Vedere il mondo con gli occhi del bambino. Con gli occhi del bambino ci fa tornare a vivere le cose semplici, a vivere la realtà di casa nostra. Ed è quello che noi abbiamo voluto rappresentare in questo Natale, tornare un po' bambini, ritornare bambini a casa nostra, nelle nostre radici, nel nostro centro storico. Nel nostro habitat. Nel nostro habitat, cercando di sfruttare quelle che erano le cose che presenta il nostro territorio. La Prologo, che è un ente molto attivo sul nostro territorio, l'alberghiero di Maruggio, che è attivo sul nostro territorio, i mercatini che sono tipici del... Il gruppo Folk. Il gruppo Folk, di cui ne faccio parte, ne sono molto orgoglioso. Ho visto, mi ha fatto piacere sentire le canzoni natalizie in dialetto, in vernacolo. Sì. Alcune sì. Cantate in vernacolo. Sì, è perché il gruppo Folk ha sempre cercato di mantenere le tradizioni, di recuperarle, di riportarle di nuovo attuali. Infatti, come avete visto, c'è il fisarmonicista nostro che è oltre ottantenne, ma nonostante tutto cerca sempre di essere presente con noi. C'è gente che è andata via da Maruggio per svariati motivi, ma che quando si torna a casa ed è Natale si ritorna tutti insieme. Natale è la festa degli affetti, è la festa in cui ci si riunisce intorno alla tavola che è sacra e si sente il profumo della famiglia. Sì, il gruppo Folk per noi è diventato una famiglia a tutti gli effetti. Alcuni di noi sono famiglia anche nella vita normale, però questo essere famiglia abbiamo voluto portarlo nel gruppo Folk e speriamo di trasmetterlo alla gente che ci ascolta e quando facciamo le nostre manifestazioni, perché la famiglia è una parte importante della nostra vita e farlo a casa nostra rende il Natale ancora più magico. Il Natale di casa nostra a Maruggio davvero ricco, perché come detto ci sono i mercatini che offrono di tutto e che ovviamente rappresentano i vari quelli che sono i prodotti tipicamente natalizi, le appunto realizzazioni, vedete, dei manufatti che ora fanno riferimento all'Epifania, alla Befana e quindi le calze e quant'altro, ma c'è di tutto, come detto, anche delle particolari appunto realizzazioni, braccialetti, prodotti appunto ovviamente artigianali, dei cestini e poi anche l'angolo, diciamo, della lettura con appunto tutta una serie di libri appunto per bambini e quindi le favole. Sera. Dovevamo vederci il 21, però hai detto un po' di ritardo, però Babbo Natale ha detto io devo fare il mio dovere, quindi io devo completare la mia opera anche il giorno 30, però Babbo Natale c'è. La nostra missione dobbiamo portarla per forza a termine, quindi anche se non ci siamo riusciti il 21 portiamo a termine la nostra missione il 30. L'importante è che i bambini abbiano questo simbolo. Certo, il simbolo del Natale, Babbo Natale. Mi colpivano queste bottiglie davvero belle, vedete queste bottiglie con dei giochi appunto di luci all'interno che aiutano a creare questa atmosfera natalizia. Vedete anche davvero belli questi pezzi di tronco che sono appunto natalizi, vedete, con i tipici ceri e appunto gli altri colori, il rosso e il verde e gli alberelli. Ecco, lasciamo Livia per il momento e ci spostiamo, vediamo ancora gli amici della Proloco intenti, l'amica della Proloco con il trucca bimbi. Beh, ci si dà da fare, eh? Buonasera a tutti. Buonasera. Come ti chiami? Lalla. Lalla, stai dipingendo i volti di questi angioletti. Questa principessa l'abbiamo resa bellissima. Già era bella, ora è ancora più bella. Ora passiamo al maschietto. Per me c'è qualche possibilità di diventare bello? Ah, no, perché ci vuole un miracolo forse. Riesce a fare tutto.
Appena siamo arrivati, il primo impatto con il Natale di casa nostra, qui ora scende la neve, e è stato proprio il primo impatto con le musiche natalizie del gruppo folk Aria di Casa Nostra. E dicevo poc'anzi, mi hanno colpito alcuni brani natalizi, alcuni brani in vernacolo, in dialetto, e di tutte le età, ecco, c'è il più giovane di tutti. Il più giovane. Adesso sta nessuno. Quante primavere? Sono quasi 83. Quasi. Lo spirito è di un giovanotto. Sì, no, ancora. Se non fosse per le gambe. Sì, ma è lo spirito che conta. E quello sta ancora. Vedo che cantate, suonate. Ma facciamo ancora. Vi divertite. Ma vi preparate anche, no? Per esibirvi, perché non è che tutto, non è che una cosa avviene così per caso. No, ci prepariamo. Prepariamo parecchio. Prove settimanali, tutte le signora, settimane. Signora, tra una. La preparazione di un piatto e un altro, badare alla famiglia, alla casa, si canta. Certo, sì, canticchio. Ci sono i più giovani. Sì, certo, siamo una grande famiglia. Beh, si vede. Mi diceva Livia, ecco qui Livia, che è proprio una famiglia che non solo in senso così metaforico, ma anche molti dei componenti sono legati da rapporti di parentela. Certo, è così. Io ho mia moglie, c'è mamma, figlia, è un tutt'uno. Loro, per esempio, Livia, Alfonsina e Salvatore sono tutta una famiglia. C'è qualcuno ancora che manca, c'è Mimmo, fa parte anche del gruppo, quindi siamo una famiglia allargata, diciamo, il gruppo folk. Evviva il gruppo folk Aria di Casa Nostra! Abbiamo parlato di queste trampoline, di queste farfalle, e vedete come si stanno accendendo, illuminando, e vedete le farfalle come spiegano le loro ali. Guardate che spettacolo meraviglioso, pensate, sui trampoli con le braccia allargate, è tutto uno spettacolo davvero, è incantevole. Questo gioco di luci in una cornice da borgo medievale. Ecco, ritorniamo sull'assessore Gioia, Anna Maria Gioia. Beh, che dire? Ah, bello, molto bello. Questo spettacolo poi è veramente incantevole, come dicevi tu poc'anzi. Proso di borghi, c'è da ricordare che Maruggio rientra anche nei borghi più belli d'Italia, eh? Mi ha incantato questa semplicità, questo colore delle luci calde, questo splendido albero di Natale, e poi in questo scorcio di piazzetta, Piazza del Popolo, questa esibizione. E nella semplicità forse è proprio la ricchezza del Natale. Esattamente, nella semplicità, nell'area di magia, no? Anche nell'atmosfera veramente semplice, di comunità, perché comunque il freddo questa sera è veramente, potrebbe essere un deterrente, no? Per poter uscire, invece comunque la gente è uscita, fortunatamente. Come avete scelto questi artisti? Perché non è una cosa semplice. Si sono occupati le associazioni che hanno presentato il progetto, hanno individuato gli artisti, hanno organizzato, li hanno contattati e insomma sono state... Sono artisti di strada di assoluto pregio e fuori dal comune. Sì, assolutamente d'accordo. Bene, termina qui il nostro speciale, uno speciale che davvero ci ha fatto vivere e ci sta facendo vivere queste festività. Un applauso a tutti. Indistintamente, e che dire, bello vivere il Natale legati, ancorati alle nostre tradizioni. Evviva Maruggio, auguri a tutti. Buone feste, auguri.